Grazie, buon pomeriggio a tutti. Oggi diciamo che è un'altra giornata importante durante la quale viene sottoscritto un protocollo d'intesa col procuratore Sandro Raimondi, il procuratore della Repubblica di Trento. Ieri abbiamo sottoscritto un altro protocollo molto importante contro la violenza sulle donne, che ha visto attori più enti della provincia, più appunto istituzioni della provincia, proprio a significare quanto sia importante la collaborazione, la realizzazione di reti sul territorio per contrastare i fenomeni della violenza. Ieri in particolare ci si è posti la questione della violenza sulle donne, oggi invece questo protocollo, che appunto vede la sottoscrizione da parte del procuratore Sandro Raimondi e del presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, invece è inquadrato proprio sul contrasto dei fenomeni criminosi. Questo è proprio molto significativo proprio per quale sia l'importanza della collaborazione fra le parti, quale siano appunto uno strumento per ottimizzare risorse ed energia su questi temi così sentiti, così particolari, così delicati, che è giusto affrontare da più punti di vista, da più parti, e poi collaborare insieme per affrontarli al meglio. Quindi oggi io rinnovo il ringraziamento al procuratore perché lui è sempre presente, soprattutto quando portiamo avanti queste tematiche così importanti. Quindi ieri abbiamo firmato un protocollo importante, il rinnovo di un protocollo importante, che quindi proprio perché è stato rinnovato significa che la collaborazione è importante e deve proseguire, e oggi sottoscrivete un altro protocollo molto molto importante per il Trentino. Sì, buongiorno, ringrazio anch'io il procuratore Raimondi per essere qui oggi. E devo dire che tra la provincia autonoma di Trento e la Procura della Repubblica ci sono già diversi ambiti in cui vi è una stretta collaborazione. Pensiamo all'ambito ambientale, all'ambito della sicurezza sul lavoro e, come ha detto l'assessore Segnana, all'ambito del controllo della violenza sulle donne, oltretutto detto oggi, dopo anche l'incontro fatto ieri da tutti gli organi che hanno sottoscritto il protocollo di ieri, da tutti i soggetti istituzionali, si capisce l'importanza di quel protocollo. Oggi proviamo ad andare oltre su altri aspetti che riguardano il territorio trentino, che riguardano la criminalità organizzata, quella economica e quella tecnologica. Quindi è un grande passo avanti rispetto ad alcuni rischi che il nostro territorio ha, perché diciamo anche che le notizie e le indagini anche che ci sono state negli ultimi anni su alcuni ambiti del nostro territorio ci portano a far pensare, e con questo atto a farci muovere in modo concreto verso alcuni rischi che il nostro territorio deve il più possibile, noi sappiamo, evitare. Non è, diciamo, non diciamo nulla di sconosciuto dicendo che su alcuni settori, per esempio l'ambito turistico, il tema degli alberghi, che sappiamo essere, sono tanti alberghi che sono in una situazione di procedure concorsuali, e quindi il rischio che possono arrivare in mano a soggetti, definiamoli poco conosciuti, ecco, mi limito a dire questo, c'è, e quindi abbiamo bisogno di approfondire questi ambiti di collaborazione con la Procura. Lo facciamo con questo protocollo, dove sostanzialmente nasce proprio una struttura organizzativa provinciale a questo fine, e questa struttura organizzativa provinciale ha, oltre alle proprie competenze, anche la gestione della collaborazione, che è l'oggetto di questo protocollo. In termini pratici, quindi, si tratta di un protocollo tra la provincia autonoma di Trento e la Procura della Repubblica. Viene costituito un gruppo di lavoro permanente formato dal direttore generale della provincia autonoma di Trento, dal procuratore della Repubblica e dallo stesso responsabile della struttura che viene oggi sancita da questo accordo. L'accordo vale per 4 anni dalla data di sottoscrizione del documento, che appunto avviene oggi. Crediamo di fare un passo avanti anche tra
collaborazione fra soggetti istituzionali che credono nel perseguire il fine della legalità sul territorio della provincia autonoma di Trento. Buonasera. Mi riallaccio alle parole dell'assessore segnale del presidente Fugatti e dico: noi ci crediamo e crediamo nella collaborazione tra istituzioni. I temi di pericolo, ma anche di concreto danno che la criminalità organizzata e non portano nella città e nella provincia virtuosa di Trento e del Trentino, sono estremamente allarmanti. Ci sono segnali in tutti i tipi di reato, dalla violenza di genere, che abbiamo trattato ieri e che vede impegnata la provincia e la procura insieme alle altre forze di polizia in un'azione di contrasto, prevenzione e di educazione che è molto importante, a temi di natura economica, temi di, io non dico più infiltrazione, dico di presenza di criminalità organizzata nel nostro territorio. Ma siccome la provincia di Trento è formata da imprenditori che sono virtuosi, da persone per bene, da gente che deve essere tutelata, estendiamo la tutela dei deboli, delle fasce soggette a violenze di genere, estendiamo questa tutela anche a quella parte dell'economia che è aggredita da capitali di dubbia provenienza, da situazioni dove l'ingresso in un'economia pesante come quella del turismo, come quella del vino, come quella di altre forme di imprenditoria, questa situazione deve essere tutelata. Io sono venuto qui quasi 4 anni fa, ormai saranno 4 anni a marzo, e devo dire che ho constatato la bontà del territorio trentino e dei suoi abitanti, e quindi impegniamoci, crediamoci, perché in questa città, in questa provincia, noi possiamo fare veramente delle cose importanti a tutela di chi merita di essere tutelato. Sarà una squadra compatta, sarà una squadra sotto la direzione generale del direttore generale Paolo Nicoletti, e i temi che dovranno affrontare questi componenti di questa squadra, che saranno composti in modo eterogeneo, saranno di analisi, di suggerimenti, di individuazione di aree e di soggetti a rischio. Quindi sarà una bella scommessa, una scommessa che vede la provincia e la Procura della Repubblica impegnate insieme in un contrasto che è sempre più difficile da attuare, ma che qui riusciremo ad effettuare e ad ottenere. Grazie, signor procuratore. Adesso direi che prima delle domande possiamo passare alla firma. Presidente, ci sono degli ambiti dell'economia trentina più attaccati dalla criminalità organizzata, e quali sono quelli che vi preoccupano in questo momento? Ma noi non possiamo far finta di nulla di fronte a certe notizie che sono uscite, anche di indagini che sono state in alcuni settori del nostro territorio. Quindi questo protocollo va nella capacità di dimostrare che il sistema trentino, quindi la provincia autonoma, vuole collaborare con la procura su queste tematiche, al fine di perseguire sempre e comunque quello che è giusto perseguire, cioè la legalità. Indubbiamente in questa fase, in cui c'è stato anche un problema dovuto alla crisi economica e Covid, ci sono settori che vanno attenzionati. In questa fase ci sono diversi settori del mondo turistico che corrono questi rischi, lo dicono le forze legate alla magistratura, quindi dobbiamo stare attenti. Parlava di alberghi prima, ci sono dei numeri che... Sappiamo che ci sono numerosi alberghi all'asta, questo è un dato di fatto, non per colpa degli imprenditori, ma per colpa della crisi, e quindi quando accadono fattispecie di questo tipo può essere facile che qualcuno che ha forti liquidità, forti disponibilità finanziarie, magari provenienti anche da settori non del tutto limpidi, siano interessati, quindi è giusto che insieme alla procura si faccia la giusta attenzione.